del Centro Studi e Ricerca sull'insufficienza mentale, supervisore clinico presso numerosi enti pubblici e privati. Svolge la pratica di analista nelle Marche ed è autore di numerose pubblicazioni. L'ultima intitolata È più forte di me, il concetto di ripetizione in psicoanalisi. Questa sera il professore farà una lezione, futuro senza ripetizione. Ringrazio il professore, ringrazio voi per la pazienza, non è proprio il mio ruolo abituale, e sono onoratissima della presenza del professore. Bene, io ringrazio per l'invito di questa sera, ringrazio tutti voi che siete qui. E dunque, io mi sono occupato del concetto di ripetizione in ambito clinico, e il libro a cui faceva riferimento Diana Santucci è una perlustrazione, una ricognizione sul concetto di ripetizione in psicoanalisi. E quindi visto il concetto di ripetizione visto da una prospettiva psicoanalitica e filosofica, però non è il tema di oggi, nel senso che non mi occuperò di aspetti clinici legati a questo concetto, anche se per iniziare dovrò fare un veloce riferimento ad uno dei suoi aspetti che può servirci come introduzione al tema che tratteremo. Dunque, che cos'è la ripetizione? Dunque, empiricamente è un concetto di immediata comprensione. Cos'è la ripetizione? La reiterazione ostinata, senza sosta, di un gesto, di un comportamento, di un'azione, cioè qualcosa che tende a ripetersi, a riperpetuarsi, qualcosa che torna a reclamare una presenza, che sia un'azione, che sia una scelta. Come dire, il concetto di ripetizione sottolinea il lato ciclico dell'esistenza umana. Qualcosa a livello storico, sociale, economico tende a ripresentarsi. È un po' il concetto del ritorno dell'uguale, no? Che ha tutta un'elaborazione in filosofia che però io non tratterò questa sera. Fin qui niente di strano. Ora, qual è il punto su cui io intendo partire per poi sviluppare un discorso rispetto alla contemporaneità? È che Freud ad un certo punto scopre che ciò che si ripete a livello individuale non è l'esperienza piacevole, ma quella spiacevole. Come dire, si ripete sempre un brutto incontro, si tende a ripetere qualcosa che fa male. Questo concetto di ripetere ciò che è spiacevole rompe la logica che caratterizza, diciamo, il funzionamento dell'animale. Nessun animale ripete cose spiacevoli. Qualunque animale, se conosce il dolore, lo evita. Non è così per l'essere umano. Nell'essere umano, cioè, vi è una tendenza a riproporre lo spiacevole. Freud lo chiama coazione a ripetere. Cosa si ripete? Si ripete ciò che è dannoso per l'organismo, ciò che è problematico, ciò che, direbbe Freud, è antieconomico per l'economia psichica del mondo. C'è una spinta che è più forte dell'io a ripetere questo qualcosa che fa male. E l'io si oppone inutilmente, col titolo che io ho dato a questo libro, È più forte di me, è proprio la classica formula che l'analista sente dai propri pazienti. No, c'è qualcosa che il paziente, suo malgrado, rimette continuamente in atto. E appunto la formula classica per descrivere questo aspetto dell'esperienza umana è espressa in questa frase: è più forte di me, cioè c'è qualcosa che io non riesco a governare e che mi fa fare sempre gli stessi errori. È più forte di me esprime appunto la prepotenza di una spinta che si disinteressa del bene e del benessere del soggetto. Allora, questo è quello che scopre Freud, che appunto rompe, sfonda la barriera del principio di piacere. Freud fino a un certo punto pensava che l'economia psichica di ogni essere umano fosse fondata sul tentativo di eliminare il dispiacere. Ad un certo punto scopre invece che c'è una tendenza a indugiare nel dispiacere.
lui lo chiama in tanti modi, lo chiama, non so, tornaconto secondario del sintomo, adesso non mi soffermo su questo aspetto. C'è cioè una forza antivitale, così la definisce Freud, che lo induce a pensare che esiste una pulsione che non è semplicemente pulsione di vita, che non è una pulsione sessuale, ma esiste un altro tipo di pulsione che lui dice più pulsionale, più originaria, più pura, che spinge appunto il soggetto a procurarsi uno stato che lui avverte come spiacevole. Come chiama lui questa pulsione? È molto noto questo concetto, anche fuori dalla psicoanalisi, lo chiama pulsione di morte. Dunque il concetto di ripetizione è connesso al concetto di pulsione di morte. Allora, la pulsione di morte non dobbiamo pensarla come una spinta, diciamo così, alla morte biologica. Quando Freud parla di pulsione di morte non parla di morte biologica, dunque non dobbiamo pensare che la pulsione di morte è quella che spinge un soggetto a suicidarsi. No, Freud, se si legge bene il testo fondamentale in cui parla di queste cose, che si chiama Al di là del principio del piacere, che è un testo del 1920, dice che la pulsione di morte consiste in una spinta a tornare in uno stato, ad una condizione in cui il soggetto, diciamo così, si sente autorizzato a trascurare il proprio bene, a trascurare se stesso e ciò che lo circonda. La pulsione di morte Freud la definisce come una tendenza a non progredire, a non andare avanti, una pulsione che spinge a regredire, a tornare indietro, a evitare di realizzare le proprie potenzialità, a indugiare in un meccanismo che è tipico esclusivamente dell'essere umano, cioè soddisfarsi nell'insoddisfazione, che non, di cui non troviamo nessun riscontro nel regno animale. Solamente l'essere umano può trovare una soddisfazione quando è insoddisfatto, e la clinica ci dimostra questo in tanti modi. Dunque la pulsione di morte, che è connessa al concetto di ripetizione, è una forza che spinge indietro, è una spinta contro, una spinta regressiva. Ogni essere umano deve fare i conti con questa spinta, che ogni essere umano è abitato da questa forza. Allora, lascio tutto l'aspetto psicoanalitico e clinico della questione e estraggo un punto rilevante da questa presentazione rapida, e cioè non c'è niente di naturale, di preteso naturale nel progresso. Il progresso, cioè il progredire, è l'esito di uno sforzo, richiede un atto di volontà, richiede generalmente un atto educativo, di come vediamo questa cosa a livello per esempio individuale. E Lacan dice che l'apparato psichico del bambino, se non fosse stanato dal suo torpore, cioè se il neonato non fosse stanato dal suo torpore nel quale tende a indugiare, persisterebbe in una condizione di sonnolenza, una sonnolenza apatica che caratterizza le fasi iniziali della vita umana. In altre parole, occorre tutta la stimolazione ambientale, esterna ed interna, per svegliare il neonato da quello stato a cui naturalmente tenderebbe. Noi ne abbiamo una dimostrazione clinica nel caso dei bambini che vengono istituzionalizzati precocemente, e cioè che non ricevono una stimolazione sufficiente da parte dell'ambiente, e gli studi di Spitz qui sono esemplari. E cosa osservò Spitz? Che i bambini che non hanno una sufficiente stimolazione dall'ambiente, cioè che non conoscono la forza pacificante dell'amore dell'altro, tendono a restare in uno stato indifferenziato che può portarli fino, diciamo, a forme cliniche di anoressia, fino alla morte, inibizione interruttiva. Cioè Spitz descrive tanti sintomi connessi a questa mancanza di stimolazione da parte dell'esterno. Ma anche successivamente, nello sviluppo umano, occorre un atto esterno al soggetto affinché il bambino abbandoni una fase di sviluppo nella quale sta. Diciamo che tutta l'educazione funziona così, pensiamo non solo allo svezzamento, all'educazione schinteriana, al controllo sulla propria motricità, che sono tutti passaggi evolutivi importanti, no?
Bene, tutto questo avviene, cioè il bambino abbandona il seno non perché lui è portato ad abbandonare il seno materno, ma perché c'è un intervento esterno che lo induce ad abbandonare quell'oggetto. Dunque ci vuole uno stimolo per andare avanti, uno stimolo per progredire nel proprio percorso e sconfiggere o perlomeno attenuare la forza inerziale a restare indietro. Ma noi di questo, e qui entro più nel tema della serata, ne vediamo soprattutto degli effetti a livello sociale, a livello macrosociale. Cioè la convivenza tra uomini è il frutto di un atto, è il frutto di un'imposizione. Non c'è niente di naturale nella convivenza tra esseri umani. Non c'è niente di naturale che spinge l'uomo ad andare d'accordo con l'altro. E basta che uno entra in una scuola materna e vede come è difficile, no? Per bambini ancora poco educati ad andare d'accordo con l'altro, entrare in un legame con l'altro. Detto in altri termini, la socialità è il prodotto di un accordo, è il prodotto di un patto. Ci vuole cioè un compromesso per andare d'accordo. Se fai bravo, dice la mamma, ti do il mio nome. Non a caso Mosè scende dal monte con i 10 comandamenti, in cui spicca il comandamento dell'amore. Se fosse naturale amarsi, non ci sarebbe un comandamento che lo impone. Dunque non ci sarebbe un comandamento che tenta di regolamentare qualcosa che va contro il legame sociale. Freud dice all'inizio c'è l'odio, l'amore viene dopo. Lacan dice l'amore è un fatto culturale. Cioè il prodotto del lavoro della cultura. L'eros, cioè il legame sociale, il legame con l'altro, va costruito. Il bambino piccolo impara a non mordere, a non picchiare l'altro, solo perché ha paura di perdere l'amore della madre. Dunque il problema è che per quanto ci si sforzi di ottenere il consenso dell'altro, per quanto ci si impegni, cioè per realizzare il progresso di sé che l'altro, cioè la civiltà, l'educazione, chiede, qualcosa si oppone a questo programma. Ecco, la pulsione di morte indica esattamente questo resto che residua dall'operazione di civiltà. La forza afinalistica della pulsione di morte è implacabile e imperturbabile, tanto a livello individuale quanto a livello sociale. E entriamo dunque nell'aspetto sociale che sarà il tema della serata. Partiamo da un dato di fatto che è assolutamente inoppugnabile, che è anche abbastanza banale, ma che mi serve semplicemente come spunto per costruire un discorso, un ragionamento con voi. Senza essere accusato di essere catastrofista, posso certamente dire, questa è una osservazione che non occorre uno scienziato per farla, che il pianeta, per come stanno andando le cose, corre verso la sua distruzione. Scenari più o meno apocalittici, più o meno realistici, concordano sul fatto che se la macchina umana, se la macchina che l'uomo ha messo in atto, non si ferma, non si controlla, tutto ciò produrrà degli esiti fatali. Giusto per fare un esempio, il cambiamento climatico, di cui peraltro noi abbiamo delle prove in questi giorni, è un dato di fatto. Si può discutere sui tempi, ma non sulla certezza delle conseguenze che la macchina che l'uomo ha messo in moto produrrà. Eppure non c'è una grande consapevolezza di questo. Niente sembra in grado di bloccare questa rincorsa scriteriata verso un peggio che inesorabilmente sembra attenderci. La spinta alla distruzione non conosce sosta. Allora, potremmo obiettare, no? Ma cosa c'è di nuovo oggi rispetto al passato? Cioè da sempre, diciamo, homo hominis lupus, è qualcosa che da Proudhon a Hobbes fino a Freud è qualcosa con cui l'essere umano fa i conti da sempre. Come alle prese con questa spinta alla distruzione, le guerre, la guerra c'è da sempre, l'oppressione dell'uomo sull'uomo, il sopruso, l'atto sadico, l'atto suicida, il calcolo di un gesto
pensato per fare del male all'altro, che produca sofferenza, c'è da sempre. Tutto questo è vero, ma allora cosa c'è di nuovo in questa contingenza storica? C'è di nuovo che questa spinta alla ripetizione acefala del peggio, questa forza distruttiva e autodistruttiva, ha trovato per la prima volta nella storia dell'uomo un partner che non solo si fa complice e giustificazione, vedremo come, ma che si ingrassa proprio attraverso di esso. Se vogliamo cioè tentare di delineare una differenza tra l'attualità e il passato, possiamo verosimilmente avere un'ipotesi. Cioè nella contemporaneità manca un discorso sociale, ideologico, religioso, politico, ma direi anche economico, che faccia da contrappeso alla spinta distruttiva. Fino ad un certo punto c'è stato quello che una psicoanalista parigina che si chiama Colette Soler definisce un discorso di copertura, cioè qualcosa che ha fatto da contrappeso a questa spinta e che proclamava, non so, un richiamo alla moderazione, alla misura, al valore del sacrificio, della solidarietà, del rinvio della soddisfazione, dell'astinenza, della centralità della relazione, cioè dello stare insieme per stare meglio, non solo affettivamente ma anche economicamente. Tutto questo discorso di copertura, non so, pensiamo alle grandi ideologie, imprimeva un freno alla forza distruttiva, alla forza dissipatrice, sempre attiva e scalpitante. Oggi, al contrario, il discorso dominante incita e favorisce questa spinta. Qual è questo partner attuale? È sicuramente il modello capitalista. Il capitalismo avanzato, la filosofia iperliberista, ha come inconsapevole sfondo ideologico esattamente questa pressione di morte. Questa forza a ripetere senza pausa azioni che determinano effetti che si disinteressano del bene del cittadino. Il capitalismo cioè è una forza anonima che si muove per conto suo animata da un solo obiettivo, il profitto. Cos'è il capitalismo? Possiamo usare una definizione molto indicativa che ne dà Marx. Lui dice che il capitalismo comincia quando si passa dall'economia fondata sul vendere per comprare, cioè il soggetto cede una merce, non so, pensiamo al contadino, che non gli serve, che ha in più, per avere il denaro che gli serve per comprare una merce che non ha. Bene, quando si passa da questa economia fondata sul vendere per avere, sul vendere per comprare, all'economia basata sul comprare per vendere, che è il ribaltamento della logica precedente, cioè si cede del denaro, si compra, per avere una merce di cui non si ha bisogno, con la quale si spera di ricavare maggiore denaro. Questo diciamo detto proprio in poche parole, ma sono le parole di Marx. E dunque il denaro è l'obiettivo, non è più la merce il denaro, è l'obiettivo ma è il denaro. E la finalità del progetto capitalista è il profitto. Dunque Marx dice che il capitalismo si definisce in forza del suo scopo, che ne definisce la stessa essenza. Allora, ciò a cui punta il sistema capitalistico è crescere, ingrassare i suoi gangli, incrementare i profitti. E infatti vediamo che se il PIL non cresce c'è un panico generalizzato, perché il capitalismo deve crescere per costituzione sua intima. Bisogna dunque aumentare i consumi e produzione senza sosta. Ciò cui mira il sistema, cioè la sua crescita, ha bisogno però di un discorso che giustifichi, che camuffi la vera intenzione. E allora il benessere del cittadino è quanto il sistema afferma di cercare, ma in realtà il sistema è assolutamente indifferente a questo. Nel capitalismo il bene comune è un sottoprodotto del profitto, è subordinato all'incremento del profitto.
E in questa indifferenza assume le forme ciniche di uno sviluppo che non tiene conto degli effetti che sviluppa. Il capitalismo è destinato alla sua distruzione. Su questo molti filosofi hanno scritto cose molto interessanti. Per due ordini di motivi potremmo raggrupparli in questo modo. Un motivo è perché tende ad esaurire le risorse del pianeta, quindi distruggere la Terra e dunque distruggere esso stesso. E dall'altra parte perché se invece pensa che questa eventualità lo danneggi, dunque per evitare questa eventualità, e quindi per pensare alla sopravvivenza del pianeta, deve cambiare le sue finalità, dunque modificare la sua essenza e pertanto scomparire come tale. Noi ci troviamo in questa contraddizione. Dunque una contraddizione profonda. C'è un versante, potremmo dire, criptoperverso, nascostamente perverso nel sistema capitalistico, che consiste nell'affermare una cosa e nel contempo affermare il suo contrario. Incita al rito ripetitivo, consumistico dell'acquisto, proponendolo come il risolutivo del vuoto esistenziale del soggetto, dunque per il suo bene, da un lato dice questo, ma al contempo consuma e fiacca ogni capacità critica di analisi del cittadino per poter prosperare indisturbato e distruggere ciò che è il bene comune, indifferente al vuoto a cui destina il cittadino futuro, che si troverà inesorabilmente a dover fare i conti con un pianeta devastato e sterminato. Il problema del capitalismo è che non ha nessuna meta, che non sia quella del profitto. Non c'è un traguardo al capitalismo. Il suo motto è ancora, ancora e ancora. È cioè animato da un vitalismo assoluto, un vitalismo distruttivo che è esattamente la caratteristica della pulsione di morte. Quando Freud parla della pulsione di morte dice ai suoi allievi: pensate, per avere un'immagine della pulsione di morte, dice, pensate a ciò che avviene in una cellula tumorale. La cellula tumorale è qualcosa che si instaura all'interno dell'organismo, che lo porterà alla morte, ma la cellula tumorale è abitata fondamentalmente da una vita che non si ferma. Cioè il tumore prolifera dentro un sistema che morirà per la sua proliferazione vitalistica. Qualcosa di analogo accade a quello che stiamo vivendo attualmente. Lo scontro tra l'aspirazione all'ancora, dunque all'infinito, del capitalismo e invece il carattere finito dell'universo umano, pensiamo alle risorse, alle materie prime, apre a scenari inquietanti. Il capitalismo è un treno senza conducente che va a tutta velocità ma non si sa dove. Ripete quotidianamente lo stesso rito. Va per conto suo, questo è il vero problema. Esige una ripetizione del rito produttivo consumistico che spolpa letteralmente il sistema nel quale prolifera. È la rappresentazione sociale più aderente al concetto di pulsione di morte e di ripetizione, intesa come esigenza assoluta a vivere ad un livello sempre alto di eccitazione, cosa che appunto non ha corrispettivo a livello del piacere. Il piacere consiste nell'attenuazione della tensione. Quando io ho fame, il mio organismo è eccitato, è sovrastimolato. Se mangio, il piacere mi porta ad abbassare questo stato di eccitazione. Nella pulsione di morte vige una logica inversa. Il soggetto cioè punta a rimanere ad uno stato elevato di eccitazione. Dunque nel sistema capitalistico, vera rappresentazione sociale della pulsione di morte, c'è una spirale di tensione energetica che punta al parossismo, dunque non alla rassicurante omeostasi, all'equilibrio, ma sempre a una crescita senza fine e che non può che andare incontro ad un cortocircuito per sovraccarico. La pulsione di morte spinge, e potremmo dire sia a livello individuale che sociale, a una tetanizzazione dell'esistenza che quindi conduce inesorabilmente al blackout.
concludo questa riflessione con una frase di Lacan che scrive nel 1962 in un seminario che è inedito in Italia, che si intitola Il savoir du psychoanalyste. In una lezione lui dice: ciò che distrugge il discorso del capitalismo, scusate, ciò che distingue il discorso del capitalismo è questo: il rigetto fuori di tutto il campo del simbolico, con le conseguenze che ho già detto. Il rigetto di che cosa? Lui dice della castrazione. Ogni ordine, ogni discorso imparentato con il capitalismo lascia da parte ciò che chiameremo semplicemente le cose dell'amore. Allora possiamo dire che il capitalismo si oppone alla logica dell'amore, perché l'amore implica il riconoscimento della castrazione, cioè della mancanza, la valorizzazione della mancanza. Si ama nell'altro ciò che l'altro non ha e si offre all'altro ciò che non si ha. Per amare bisogna riconoscere che si è mancanti. E come ci insegna Lacan, il capitalismo rigetta la dimensione della mancanza. Punta, come dice un filosofo italiano, Emanuele Severino, punta alla scarsità, ma rigetta la mancanza. Prolifera grazie alla scarsità, ma rigetta la mancanza. Si oppone, potremmo dire così, ad Eros. Eros, i greci ci insegnano che è figlio di poros e penia, cioè figlio della mancanza, della povertà. Dunque l'amore è legato al non avere. Il capitalismo si oppone all'amore. La logica del capitale è radicalmente pulsionale, più pulsionale. Non ha un oggetto di cui soddisfarsi, ma si soddisfa esattamente come la pulsione del suo tragitto, cioè si soddisfa del suo movimento senza fine, del suo stesso movimento. Ecco perché non può accettare pause, perché la pausa viene vissuta come mancanza insopportabile. C'è effettivamente un'infinità di oggetti che il mercato mette a disposizione, ma nessun oggetto ha un valore proprio, intrinseco, che non sia legato al plusvalore, no? Noi viviamo in un mondo che fa dell'oggetto un oggetto gadget, un oggetto griffato, cioè che non vale per la sua materialità, ma per quello che rappresenta. Il problema dunque è che il capitalismo sembra in qualche misura incarnare la forza di Thanatos che si oppone ad Eros, una pulsione di morte che esige una ripetizione dello stesso rito, che però non conosce un obiettivo. Il problema è come uscire, ed è il problema su cui, diciamo, l'attualità si interroga. Sappiamo che ci sono vari modelli altrove rispetto all'Occidente che hanno cercato di piegare il capitalismo a logiche altre, no? Pensiamo alla Cina, pensiamo alla Corea, tentativi cioè di piegare il capitalismo ad una logica diversa, ma come osservano fini pensatori, quando il capitalismo viene piegato ad un'altra logica non è più capitalismo, e tende dunque a ripresentarsi sotto forme diverse. Il problema è come uscire. Ma su questo mi fermo. E magari la riprendiamo nel dettaglio. Sì. Per i claustrofobici, questo funzionario che ha sì, questo è veramente sembra senza uscita, però questo Freud dice: noi possiamo sconfiggere un nemico solo se lo vediamo. Questa è una bella metafora, forse un po' sorpassata, perché ai tempi di Freud solo se lo vediamo, come dire, non si può sparare a caso, bisogna puntare verso il nemico. Allora l'analisi spietata che mi rendo conto vi ho proposto è cercare di individuare la logica rispetto alla quale pensare delle possibili vie di uscita. Sembrano dirci in televisione, ma ovviamente non è così.
dentro logica del capitale tutto funziona all'interno di quel, il coro è tutto all'unisono, dunque bisogna pensare ad altre uscite. Allora è chiaro che questo non è il mio mestiere, rispetto però alla domanda che mi faceva Viana, che è la domanda topica, no? Si esce dalla ripetizione? Beh, noi intanto si esce dalla ripetizione a livello, diciamo, individuale. Si esce come una psicoanalisi, la psicoanalisi è nata esattamente per questo, per spezzare il ritmo ripetitivo di un sintomo, di un atto che esige sempre la stessa messa in scena. E questo dunque, la psicoanalisi testimonia che esiste una possibilità di rottura. Come fa la psicoanalisi a rompere la ripetizione? Cosa avviene all'interno di una pura psicoanalisi, detta proprio in termini molto veloci? Si cerca di reperire la logica che sottende a quella ripetizione. Ecco perché io credo che sia necessario assolutamente individuare quella logica del tempo nel quale viviamo. E faccio un solo esempio. Che riguarda l'oggetto, no? Noi viviamo in un'epoca in cui la irrealtà domina sul campo della realtà, apparentemente, no? Pensiamo, non so, a tutto quello che avviene a livello della finanza. La finanza è qualcosa di irreale, basta un click sul computer per spostare ingenti quantità di denaro da una parte all'altra del mondo. Ora il problema qual è? Che l'irrealtà ha effetti sul reale, cioè l'irrealtà non è il virtuale, l'irrealtà è qualcosa che ha degli effetti surreali, per cui uno spostamento di denaro da una parte all'altra che si è avuto attraverso un semplice movimento, un click sul mouse, ha degli effetti sulla realtà. E noi di questo non ci rendiamo perfettamente conto. Allora c'è qualcosa di assolutamente perverso nel meccanismo che ci governa, che ci fa perdere di vista la materialità delle cose. Io credo che ad esempio uno dei modi per uscire da questa contingenza così particolare è ritornare alla materialità dell'oggetto. Ad esempio, non so, se pensate alle campagne per l'acqua che si fanno, vanno un po' in quella direzione, come dire, e non parlo tanto a livello politico, no? Intesa come bene comune, ma come dire, ci sono dei beni che hanno un valore al di là del plusvalore che il capitale assegna, perché spesso un oggetto ha il valore, no, spesso, diciamo, nel capitalismo e nel consumismo l'oggetto ha un valore che prescinde dal suo valore materiale, ma per tutto ciò che intorno una certa industria ha costruito. Allora, questa irrealizzazione, questa smaterializzazione dell'oggetto produce una perversione della logica, per cui non so, nessuno più fa caso a quanta acqua spreca facendosi una doccia. E nessuno fa più caso alle arance della Sicilia che vengono buttate, questo per dire tutto quello che ovviamente possiamo sapere. Cioè, finché non si restituisce all'oggetto un valore materiale, il suo valore materiale, dunque si esce da questa logica tipicamente feticista. Ecco perché io prima dicevo che il capitale ha il capitalismo ha un versante criptoperverso. Cioè, noi possiamo capire il capitalismo e il consumismo se lo analizziamo come se utilizzando i criteri che abbiamo per comprendere la logica perversa. Perché nella perversione accade esattamente questo. Un oggetto, non so, pensiamo al feticista, la scarpa del feticista. La scarpa del feticista è un oggetto assolutamente insignificante, ma è solo attraverso la scarpa che il feticista può sviluppare il proprio desiderio. Quindi c'è una trasformazione dell'oggetto in un significante che significa altro. Ma questa trasformazione dell'oggetto che lo smaterializza, lo nientifica, nullifica il suo valore materiale, intrinseco, per elevarlo al rango di qualcos'altro, è un meccanismo che pervade l'economia attuale e che ci porta a distanziarci dal valore effettivo delle cose. E io credo che, per esempio, questa sia, e lo trovo che la campagna per l'acqua o tutte queste campagne
forse inconsapevolmente, lì ci sono motivazioni politiche, ma inconsapevolmente mirano a ridare un valore, diciamo così, materiale, concreto all'oggetto, che è qualcosa che secondo me va assolutamente ribadito, cioè uscire dalla logica dell'irrealtà, che è la logica tipicamente perversa. C'è qualche domanda per il professore? Circa ho assistito ad una conferenza di Giulietto Chiesa, che conoscete, che è abbastanza famoso, che in maniera invece ben più
pesante di quanto io ho fatto questa sera, diciamo, portava dei dati molto allarmanti sul nostro futuro. Da eurodeputato, da deputato all'Europarlamento, lui è stato in una commissione sulla, raccontava di questa commissione sugli effetti climatici e sui danni certi che una commissione di 50 laboratori internazionali di persone che si occupano di cambiamenti climatici danno come imminente, cose veramente apocalittiche. Allora io non so, non sono esperto, comunque non so dire se quello è vero o meno, la sua teoria era veramente allarmante, ma lasciamo perdere le previsioni più negative. Ad esempio, secondo molti studiosi, noi abbiamo già superato il peak oil, cioè il livello oltre il quale, diciamo, più della metà del petrolio, delle risorse petrolifere a disposizione sono state estratte. E, cioè, ci sono tutta una serie di studi, se voi girate un po' in libreria trovate molto materiale o anche su internet, che, diciamo, affronta questo tema, che è un tema che, diciamo, che è scabroso, che generalmente non si tratta. Perché non si tratta? Non si tratta perché induce a un senso di castrazione. E come dice Lacan, il capitalismo rigetta la castrazione. Cioè, noi non possiamo pensare di essere destinati a un ridimensionamento del nostro vita. Noi siamo cresciuti, abituati all'idea che cresceremo sempre, ma questa è un'idea assolutamente impensabile, perché in un sistema finito, come è il pianeta, non si può pensare a una crescita infinita. Dunque c'è un punto di arresto. Allora il punto è capire come arrestarsi. Un altro punto critico è che il capitale non ha un comandante, non c'è qualcuno che governa. Quando c'è stata la crisi della Lehman Brothers, i primi studiosi di questa crisi pensavano che il sistema avesse gli anticorpi per reagire autonomamente a questa crisi, perché c'è tutta una teoria sviluppata negli anni precedenti, e tutti quelli che hanno scritto a proposito, ricordo per esempio un articolo di Paolo Silos Labini che diceva che la cosa stava andando a rotoli, venivano presi come dei gufi assoluti. E poi sappiamo, insomma, in Italia come ce ne siamo bevute di queste sciocchezze, no? Effettivamente c'è, come dire, noi dobbiamo pensare al capitale come una macchina che va da sé. Ecco perché per me è una buona, cioè una presentazione fedele della pulsione di morte. La pulsione di morte è qualcosa che va da sé. Clinicamente questo si vede bene. Un soggetto che è preda della pulsione di morte è assolutamente sganciato dalla possibilità di intervenire. La psicoanalisi, una pura psicoanalitica, interviene proprio su questo, cioè sulla possibilità da parte del soggetto di riprendere in mano il governo della propria vita, ma questa vita va per conto suo, per cui non so, sa che certe scelte sono sbagliate, ma le fa lo stesso, sa che quel tipo di compagnia non va frequentata, ma la frequenta lo stesso, sa che quella donna lo farà soffrire, ma la sceglie lo stesso, e così via. Questa è veramente l'estrinsecazione della pulsione di morte, che esige come meccanismo fondamentale la ripetizione dello stesso. Allora, qualcosa che accade a livello individuale, noi lo vediamo a livello macroscopico riproporsi a livello macrosociale. Il punto è che in una società che, una società borderline, come è quella nostra, no? Noi viviamo in una società borderline, che produce soggetti borderline, ma perché è essa stessa borderline. Una società borderline, tutto ciò che ha a che fare con la mancanza, con il ridimensionamento, con il senso del limite, con l'autocritica, è assolutamente impensabile. Allora è chiaro che un discorso del genere e un pensiero del genere provoca reazioni anche, insomma, sconcertate, ma credo che bisogna partire da qui, bisogna partire dal fatto che abbiamo ancora tempo per prendere coscienza di alcune cose. E che questo è il compito di chi prende la parola. Ecco. Io sono brevissimo, sono ottimista anch'io, però cioè sono ottimista anch'io, se però poi ci svegliamo tutti con quel neonato che stava in uno stato di torpore.
perché voglio dire, mi ha molto stimolato il ricordo di Penia, di Eros, figlio di Penia, la povertà. Penia era una donna mendicante, e i dei non volevano neanche ammetterla in mezzo a loro, perché era misera, era una poverina, era la mancanza. Ma interviene Poros, che è il dio dell'espediente. Pensate un po', l'espediente non è una cosa a caso, la miseria, la mancanza, la penuria che ricorre all'espediente per ottenere Eros, amore. Allora voglio dire, come ha detto giustamente il dottor Bolli, che si può fare per far sì che l'amore venga sul capitalismo, sul profitto che ci sta distruggendo tutti? Parentesi brevissima, tutto il debito della Grecia sono 160 miliardi, in poche settimane con il crollo di Lehman Brothers tutti quanti nell'Occidente abbiamo cacciato 3.500 miliardi per le banche, signori. Svegliamoci. Giusto per lei. Quali sono gli espedienti? Gli espedienti sono, li ho insegnati, mi venivano in mente adesso, cominciamo a fare a meno dei SUV. Ma come mai ci sono i SUV adesso che la benzina sta finendo? I 5.000, i 7.000? Domandiamocelo. Non ci sono mai state tante problematiche grosse come adesso che la benzina sta finendo. È una delle cose che sta dicendo, però c'è il negazionismo, neghiamo quello che sta succedendo. Abbassiamo le luci. Perché ci deve stare musica dappertutto? Andiamo al ristorante e c'è musica. Negli ospedali è scomparso il silenzio. Ci sono televisori accesi dappertutto. Tutto tranne che stare a contatto con noi stessi. Tutto che imparare. L'ultima parola delle persone che inverti, che è stato qua poche settimane fa, ha detto, vabbè sì, torneremo a essere più poveri, forse ricominceremo a volerci bene, lo ricorda? Sono state le ultime parole. Allora, qui bisogna che cominciamo a smettere di applaudire i funerali. Ma perché si applaude? Ma che senso ha? Muore un ragazzo un sabato sera in autostrada delle discoteche, al funerale fanno l'applauso. Ma l'applauso di che? Applauso dell'orrore, della solitudine, del fatto che non riusciamo più a comunicare. Ecco, allora vorrei dire, questo è un elenco momentaneo di piccoli espedienti. Dobbiamo riappropriarci della nostra vita, dobbiamo riappropriarci del silenzio, dobbiamo riappropriarci del rimparare a volerci bene. Grazie. Qualche altra domanda? Professore, un'altra curiosità, che significa che il capitalismo rigetta la castrazione? Cioè il senso del limite, il fatto che non si può avere tutto? Sì, non solo questo, è che qui c'è, ad essere Lacan dice questo, però Lacan lo scrive nel 72, dove già c'è un capitalismo fermato, però forse per essere più rigoroso, il concetto è esatto, fondamentalmente, che vuol dire rigetta la castrazione, non riconosce come valore la mancanza cioè va otturata a tutti. In fondo il consumismo si fonda su questo, il consumismo che è il figlio prediletto del capitalismo, è lo strumento operativo del capitalismo, non sopporta che il soggetto sia in una situazione di mancanza. Pensate a quello che accade entrando in un supermarket se trovate uno scaffale vuoto, viene un senso di depressione. E infatti ci sono delle persone nei supermarket che vanno in giro per riempire gli scaffali. No, perché il messaggio del consumismo è si sta bene nel pieno, e qui le analisi potrebbero moltiplicarsi perché c'è molto da dire su questo punto, perché è chiaro che rigetta la mancanza ma si fonda sulla scarsità, si fonda sulla mancanza stessa, i prodotti che produce devono essere reperibili, come dice per esempio un'analisi bellissima di Bauman in un testo che dunque sono, dove fa questa analisi precisa sulla deperibilità
degli oggetti che devono essere deperibili in quanto devono risuscitare la mancanza nel soggetto, ma per essere riempita, ecco la ripetizione continua. Dunque ciò che si rigetta è il valore della mancanza. La mancanza viene sfruttata come perno per l'economia. Dunque si creano dei neobisogni che non sono bisogni fondamentali. Non c'è bisogno di avere per forza, non so, una lavatrice che asciuga i piatti. Questo per dire. È sufficiente avere una lavatrice, scusate, una stoviglia che asciuga i panni e i piatti. Ok, cioè è sufficiente per lavare. E invece il neobisogno indotto dal mercato qual è? Che tu puoi avere anche un'asciugatrice. E dunque a quel punto lì, nel momento in cui il consumismo te lo propone, subentra un bisogno, un mio bisogno. Allora, questa è una contraddizione profonda all'interno del sistema attuale, e cioè rigetta la mancanza come valore, ma sulla scarsità si fonda, sulla scarsità e sulla mancanza indotta nel soggetto. Ma il cortocircuito è pensare, e però tutti noi siamo a mollo in questo, per cui è difficile effettivamente pensarsi fuori, perché ci stiamo tutti dentro, io per primo, non è che faccio un'autocritica nel momento in cui parlo, nel senso che vi do un altro esempio dell'aspetto cripto perverso della contemporaneità. Noi tutti sappiamo, ad esempio, che la pubblicità dice il falso, lo sappiamo, che è qualcosa che è fondata su una asserzione assolutamente discutibile. Eppure, pur sapendo questa cosa, siamo indotti ad acquistare i prodotti pubblicizzati. E questo meccanismo è tipico, Freud lo chiama Verleugnung, disconoscimento, e cioè noi, in cosa consiste il disconoscimento, che è il meccanismo di difesa tipico della perversione? Nel fatto che il soggetto sa una cosa, ma è in grado di ignorarla e di costruirsi un'altra realtà. Per cui noi sappiamo che quella realtà che ci propone la televisione è fasulla, ma non possiamo far altro che crederci. Ok? Perché c'è questa aporia, cioè la coesistenza di due tesi opposte che si contraddicono. Questa logica è la logica della perversione, cioè due affermazioni contraddittorie possono coesistere. Lo sappiamo bene, ne abbiamo avuto dei rappresentanti anche di un certo peso in Italia, no? Si possono dire cose, si può dire una cosa e affermare il contrario contemporaneamente senza che nessuno alzi la mano e dica ma che è sta storia? Allora, il nevrotico, la logica nevrotica è la logica aristotelica del principio di non contraddizione. Cioè se io dico una cosa deve essere quella, se quindi dico, se mi accorgo del contrario subito alzo la mano. No, il nevrotico è quello che appunto nelle conferenze rispetto al confronto dice scusi ma lei ha detto quello ma non è vero, no? È la logica nevrotica che cerca di scoprire la contraddizione dell'altro. Nella logica perversa invece la contraddizione è accettata, è accolta, e dunque noi possiamo dire che A è uguale a B senza che questo comporti nessuna conseguenza. Questo era infatti uno psicoanalista che si chiama Octave Mallarmé, che è un allievo di Lacan, dice che uno dei modi per riconoscere la perversione è sugli effetti che provoca, cioè effetti di verità, cioè ovvero manca la verità, la menzogna è il tipico effetto della perversione. Allora, noi viviamo effettivamente in un'epoca fasulla in cui ciò che ci viene rappresentato non è indicativo di alcuna verità. La verità per esempio non è quella che ci rappresenta la televisione, ma nemmeno quella che ci rappresentano i programmi più critici dentro la televisione. Tutto ciò che finisce lì è destinato a essere, dice Guy Debord, spettacolo. E dunque non c'è modo di uscirne. Quindi ci stiamo tutti dentro. Il problema è come fare ad uscire da un sistema in cui tu pensi da dentro. Ecco perché non si ha ancora nessuno in grado di dire come si esce, perché finché ci stiamo dentro non è facile pensare, ci vorrebbe qualcuno da fuori, ci vorrebbe un grande profeta. Ma no, pensiamo, non so, Pasolini,
non ci manca un Pasolini in questo periodo, ci manca qualcuno che abbia una visione, che riesca a superare tutte le cose fasulle che ci chiudono gli occhi e che ci rassicurano. Però il problema qual è? Che noi andiamo tutti rassicurati come gli ebrei che andavano ad Auschwitz. Erano tutti molto, non tutti, molto tranquilli. Tranquilli, non potevano credere, non potevano credere che andavano a finire le forme, perché era una realtà, ecco il disconoscimento, no? Infatti Freud dice il disconoscimento lo pratichiamo tutti, non solo i perversi. Anche noi pratichiamo il disconoscimento, ad esempio, noi sappiamo che dobbiamo morire, no? È una realtà, ma non è che noi ogni giorno pensiamo che dobbiamo morire, per cui disconosciamo quella parte di realtà e pensiamo a fare le conferenze, no? In modo che diciamo, allontaniamo dalla coscienza qualcosa che altrimenti ci impedirebbe di vivere. Quindi c'è qualcosa di assolutamente funzionale del disconoscimento. Il problema è che quando il disconoscimento diventa il fulcro del pensiero, come è oggi, noi viviamo in una società che disconosce, che, per cui noi tutti allegri, ben vestiti, truccati, con abiti griffati, andiamo incontro a non si sa quale camera. Giulietto Chiesa addirittura diceva, adesso, per lasciarci giusto con il sorriso, diceva che secondo i suoi gli studi di questi laboratori, entro pochi decenni, lo scioglimento dei ghiacciai provocherà un innalzamento dei mari tale che, diceva, noi stavamo a Grotta Mare in quel momento lì, che qui non ci sarà più niente, dice, l'acqua si spingerà fino a 20 km dentro la costa adriatica, che è una cosa che lascia assolutamente sbigottiti. Ma lascia così talmente sbigottiti che, usciti dalla conferenza, si va tutti a bere un caffè, perché è insopportabile. E questo è il disconoscimento. Cioè, il problema è che disconoscere non questa cosa che ci sembra assolutamente irreale ha effetti sulla realtà. E infatti adesso cominciamo a farci conto. Non so se vi è chiaro, ma è veramente questo. Io credo che, diciamo, il meccanismo del disconoscimento, della perversione generale, c'è un psicoanalista parigino che si chiama Charles Milman, che dice che noi viviamo in un'epoca della perversione generalizzata, proprio per questo aspetto qui, cioè non riusciamo a tener conto degli effetti della storia che stiamo producendo. Utile alla vita, può sempre pensare che è intomore. Esattamente, infatti Freud lo definisce necessario alla vita, cioè noi una parte della realtà la dobbiamo necessariamente allontanare. Il problema è quando, come dicevo prima, questo meccanismo diventa la chiave del pensiero della contemporaneità. Per cui non so, è possibile, adesso perdonatemi la battuta facile, però questo non voglio analizzare il discorso, però dobbiamo capirlo fino in fondo. Cioè, solamente in una società del genere è possibile la sera fare il bunga bunga e la mattina dopo andare alla conferenza per la famiglia senza che nessuno osi dire qualcosa. Questo è un problema, come dire, come stanno insieme queste due asserzioni? E questo è un problema vero. Adesso lasciamo perdere il personaggio politico che non mi interessa, ma lo potremmo trovare in mille altri personaggi politici, no? Di tutte le parti, cioè di affermare, non so, la necessità dell'onestà assoluta il mattino e la sera, che è la logica, diciamo, del, non so, del travestito, del transessuale, del travestito, no? Io un paziente, per esempio, viene da me solamente, può parlare, può prendere la parola solamente se è vestito da donna, però lui tutto il giorno lavora in banca da uomo. Ecco la logica della perversione, cioè vivere due o più vite contemporaneamente e l'una vita ignora l'altra. Possono coesistere semplicemente. Allora, questo è un qualcosa che noi nella vita politica attuale, per esempio, lo vediamo in maniera esagerata. No? Si può affermare, non so, l'onestà, che bisogna sempre essere onesti, il decreto anticorruzione, ma la sera
traccheggiare tranquillamente senza che nessuno appunto si alzi. Infatti, se vediamo cos'è stato il decreto anticorruzione, vediamo che non è nulla, no? C'è qualche altra domanda? Prego. Volevo una riflessione. Effettivamente, con questa compensazione che fai, ragioniamo anche se viviamo un modo di fare diverso, perché lo stesso mistero che viviamo, in realtà, che se noi viviamo in questa situazione di perfezione, ci sono poi comunità di persone che vivono ignorandoci noi, ignorando tutte le catastrofi, e diventa in una condizione più naturale, più concreta, attaccata alla natura, quindi ci sono c'è una contemporaneità, per cui diciamo con l'occhio fuori il profeta, in realtà il mondo nostro ha anche realtà di essere quelle residenze che lo stesso a livello storico noi abbiamo vissuto un occidente in situazioni diverse, proprio un grande impero romano che è finito con grandi pensatori che avevano allo stesso modo erano arrivati alle conclusioni nostre e quindi hanno iniziato la riflessione, è arrivato poi l'annullamento per arrivare poi al periodo di monaci del della spiritualità. In realtà forse l'essere umano stesso vive in questa doppia situazione, sì. E questo lo penso. Sì, io credo che rispetto al passato ci sia una differenza fondamentale, che mai l'umanità è arrivata al punto di potersi autodistruggere. Questa è una differenza radicale che fa e che, come diceva Galimberti, non so chi c'era l'altra volta, ma è tutta una riflessione sulla tecnica, no? La tecnica è interessante, quindi sarebbe interessante fare un discorso su capitalismo e tecnica, quanto il capitalismo ha bisogno della tecnica, ma quanto la tecnica snatura il capitalismo, per cui il capitalismo lo tiene abbastanza sotto freno, lo sviluppo della tecnica. Perché? Perché se la tecnica prende il sopravvento, il capitalismo perde la sua essenza, che è quella del profitto, perché per la tecnica ci potrebbero essere altri fini, ad esempio la salvaguardia del pianeta, ma la salvaguardia del pianeta imporrebbe attualmente una riconversione dei fini intrinseci del capitalismo, e questo sarebbe, mentre invece quello che dicevi tu sulla presenza di altri mondi nel nostro mondo, questo è vero, io vedo due problemi a questo, è che gli altri mondi tendono al nostro, no? E questo è un problema purtroppo, cioè non è vero il contrario, non è vero che noi tendiamo a loro e che loro tendono al nostro, infatti vediamo che, non so, delle società si globalizzano rapidamente e assumono forme che non sono storicamente giustificabili. E l'altro aspetto che io trovo, che appunto è connesso a sempre una riflessione di Freud, è sulla scissione, cioè effettivamente noi viviamo in un mondo scisso. Freud parla di scissione dell'io, ovviamente parla a livello individuale, noi a livello macrosociale possiamo dire che c'è una certa scissione del pianeta, ma questa scissione non si ricompone facilmente, no? E questo meriterebbe un ragionamento ulteriore, però sicuramente queste due istanze non tendono a dialogare, l'una tende ad assimilare l'altra, questo è il problema. Del resto noi sappiamo che la nostra ricchezza è grazie allo sfruttamento di miliardi di persone, delle risorse di miliardi di persone, dunque. C'è qualche altra domanda? Vedo tanti ragazzi giovani, non mi viene qualche domanda da fare? Sì, sì. Allora, lei ha parlato prima di televisione, mi chiedevo io quali sono gli effetti sulla società e sulle persone che questa ha oggi. In riferimento al convegno che lei sta facendo, nel senso, lei ha parlato di un uomo che va verso l'autodistruzione, adesso è un periodo, chiamiamolo, adesso mi viene da evidenziare queste due fatti, diciamo. Oggi siamo in un periodo di crisi e
tra il parlare di soluzioni o altro, noi vediamo la televisione piena di telegiornali che parlano di omicidi e di trasmissioni televisive per far vedere come si ammazza e cosa deve fare la persona per stare attenta a non farsi, tra virgolette, beccare. Quali sono gli effetti sulla società e sulla popolazione questo tipo di media? Perché vorrei, c'è da fare anche una distinzione tra quello che prima, tra virgolette, ha studiato Freud e oggi. Freud, secondo me, nel suo periodo non c'era la televisione, quindi la società, le persone erano conformate in un certo modo. Oggi la struttura sociale, il tessuto sociale, diciamo, chi insegna, tra virgolette, al bambino non è più solo i genitori, e quindi dovremmo tenere in considerazione questa situazione. Poi le volevo fare, tra virgolette, una piccola provocazione, nel senso, una piccola nevrosi la chiamerei. Le dicevo, io sono venuto qui dallo psichiatra, cioè se uno va dallo psichiatra è per farsi, tra virgolette, curare, e io mi chiedevo quali sono, psicanalista, le chiedo scusa per l'errore, per farsi curare, e io mi chiedevo quali sono le cure a quello che lei sta prospettando. Naturalmente, rispetto al discorso della televisione, io non sono un esperto di televisione, comunque non so come rispondere. Diciamo, gli effetti sono studiati da esperti, io lascio la parte, ma ognuno deve parlare di ciò di cui può parlare. Ecco, non sono un esperto, dunque potrei dire quello che più o meno tutti già sappiamo, dunque non riesco a risponderle se non correndo il rischio di dire cose banali, quindi preferisco non dirle. L'unica cosa che posso dirle è che negli anni 60, mi pare, un filosofo francese che si chiama Guy Debord scrisse un testo veramente profetico che si intitola La società dello spettacolo, che negli anni 60, mi pare 60, adesso non ricordo precisamente quando, descriveva esattamente il punto in cui siamo, cioè che noi viviamo in una società in cui la vera merce è lo spettacolo, la vera merce. Lui considerava lo spettacolo come una merce, e noi siamo veramente in questa congiuntura, cioè tutto ciò che accade nel contemporaneo ha questo taglio spettacolare, e tutto esiste, una cosa esiste solo se spettacolarizzata. E allora prima Giuseppe, per esempio, faceva riferimento agli applausi al funerale, no? E quello è trasformare un evento in spettacolo, perché l'applauso nasce come evento dello spettacolo, ma potrei fare mille esempi. Allora, su questo, qual è l'influenza della televisione? Penso che molti hanno scritto, insomma, io non mi azzardo, mi interessa solamente inserire la sua questione all'interno di un contenitore più ampio che questo, cioè dobbiamo ragionare intorno ai media all'interno di questo pensiero, cioè che tutto ciò che accade è spettacolo, e non solo dunque ciò che accade all'interno del televisore. La politica è spettacolo, ma la politica anche fuori dai media è spettacolo. E vabbè. E l'altra questione? Qual è la cura? Ecco, io io posso dirle, posso risponderle per la mia professione, perché io non sono un sociologo, dunque non so dare le risposte diciamo sul piano sociale. Sul piano individuale, sì, è vero, cioè ci si rivolge ad uno psicoanalista, ad uno psicologo, ad uno psichiatra, perché si sta male, e si sta male perché suo malgrado il soggetto si trova a fare cose che non vorrebbe fare. Suo malgrado il soggetto, senza saperlo, si trova diviso fra due istanze che sono in conflitto. Allora, ciò su cui la pratica psicoterapica, psicoanalitica agisce è lo scioglimento di questo conflitto.
Ora è chiaro che come questo avviene, insomma, richiederebbe un lungo discorso, ma che questo avvenga è indiscutibile, che questo avvenga in tutte le cure non è certo, ma che questo avvenga è certo. Per cui ogni volta, dice Freud, che iniziate una cura è come se iniziaste la prima cura, effettivamente non si sa mai prima come andrà a finire, però sappiamo che per molte persone è andata a finire bene, e dunque, diciamo, la pratica psicoanalitica ha una letteratura enorme su questo, casistiche più che collaudate, che testimoniano l'efficacia terapeutica della psicoanalisi. Sebbene in questo periodo, come dicevamo prima con Loriana, c'è un grande fermento antipsicoanalitico, perché diciamo, pratiche psicoterapiche di derivazione anglosassone impongono nuove modalità, nuovi protocolli, ma chi ha pratica di psicoanalisi sa, capisce quello che dico. Dunque, rispetto invece alla condizione attuale della società, veramente non saprei come rispondere. Io credo che ci troviamo, per esempio, ci sono molti autori, uno fra tanti, Henri Kalkhardt, che ha scritto delle cose molto importanti sull'attualità, e lui, per esempio, anche lui è in difficoltà rispetto a indicare delle uscite da una condizione del genere. Ad esempio, lui affronta il concetto della crisi del padre, che è un concetto, diciamo, molto, molto importante, ma su cui molti studiosi lavorano. Già Lacan scriveva nel 1938 che la funzione della paterna era in declino, no? Dunque nel 1938 Adorno scrive nel 1941, fa un'analisi della società americana e dice l'Edipo non esiste più, non esiste più la figura del padre, nel 1941, figurate. Quindi adesso questa cosa la si vede chiaramente. Recalcati, per esempio, a questo proposito, lui propone un'uscita da questa impasse della figura paterna in crisi, e lui propone come uscita il valore della testimonianza. Lui dice dove non esiste più il padre assoluto, esistono i padri, cioè le incarnazioni singolari che devono dare testimonianza del proprio desiderio. È una cosa, diciamo, importante quella che dice. Certo non sappiamo quanto risolutiva sul piano sociale, no? Perché questo è il punto. Io credo che non spetti allo psicoanalista indicare la via per uscire da una condizione del genere, mentre invece spetta allo psicoanalista individuare, analizzare anche la questione macrosociale. Freud ebbe una corrispondenza con Einstein, rispetto al quale si interrogava sulle radici della guerra, sulle radici del male, e Freud è stato molto accusato di non aver fatto molto per impedire una deriva che poi è stata appunto la deriva nazista. C'è qualcosa di vero in queste critiche, cioè generalmente lo psicoanalista è chiuso nel suo studio e pensa esclusivamente alla cura dei suoi pazienti, mentre invece io credo, e con me tutta la scuola di cui faccio parte, che sia solamente necessario che lo psicoanalista si apra alla città, si apra al discorso sociale, cioè che metta il suo sapere a disposizione di qualcun altro che possa poi utilizzarlo per trovare delle risposte, compito che non è certo dello psicoanalista, perché noi non abbiamo gli strumenti per pensare a qualcosa del genere, ma abbiamo degli strumenti per analizzare il contesto attuale. Questo è il lavoro che, per esempio, la nostra associazione fa da anni, cioè cercare di trovare delle intersezioni, degli incroci pensabili fra la teoria psicoanalitica e l'attualità, perché è possibile leggere l'attualità alla luce degli strumenti che la psicoanalisi mette a disposizione, e questo è un sapere che appunto chiunque può utilizzare per portare avanti la propria elaborazione. È un po' il discorso che fa la filosofia, no? In fondo abbiamo sentito adesso, per chi c'era qui, Galimberti, che faceva un discorso analogo, se vi ricordate è partito da Eschilo ma poi è finito all'attualità, perché di questo c'è bisogno adesso, cioè che i saperi si incrocino e per fornire una possibilità di uscita che però nessun sapere ha in sé. Questo è il punto. C'è qualche altra domanda? Salve. Allora,
presentiamo che assolutamente non sono in disaccordo sulla visione generale del pianeta, quindi anzi, però non penso poi che sia una differenza alloggi, non penso che ci sia una differenza qualitativa, cioè il capitalismo è diverso da una differenza quantitativa, cioè la tecnica ha messo in mano all'uomo dei mezzi molto più efficienti per andare verso un certo tipo di realizzazioni, perché comunque noi del passato ci ricordiamo i fasti, ci ricordiamo i palazzi, perché non abbiamo più testimonianza delle casupole che sono state portate via dagli elementi, però è lì che viveva la maggior parte della popolazione e la nobiltà non si faceva problemi a questo stato di cose. Quindi c'è spesso la tendenza a pensare che c'è stata un'età dell'oro che oggi si è perduta. Comunque, detto questo, poi tra l'altro questo discorso di analizzare il capitalismo dal punto di vista psicoanalitico mi ha fatto venire in mente il film The Corporation, non so se l'avete visto, in cui si analizzano le caratteristiche di una corporazione, cioè di una multinazionale, dal punto di vista psicoanalitico, e la tendenza appunto ad accumulare sempre di più, adesso non mi ricordo più quanti. Però alla fine dice, beh, se questo fosse una persona, anche perché la corporazione si pregia della definizione di persona giuridica, no? Tiene gli stessi riconoscimenti, gli stessi vantaggi di una persona normale. Quindi dice, beh, facciamo vedere che sia una persona, se avesse tutte queste caratteristiche una persona cosa sarebbe? Sarebbe uno psicopatico. Quindi sono assolutamente d'accordo con tutto questo. Adesso queste cose le citavo solamente per tornati in mente, però io ero venuto qui stasera pensando che invece si sarebbe stati centrati di più sulla persona, sull'individuo. Allora mi chiedo, questa coazione a ripetere, mi viene in mente una cosa, cioè che nell'incosciente non c'è negazione, cioè che anche se uno dice questa cosa è cattiva ed è negativa, poi va a finire che attiva, che produce proprio quel tipo di situazioni. Quindi il riflettere troppo su cosa non va, forse non è poi risolutivo. C'era un architetto ingegnere, Buckminster Fuller, non so se lo conosce, quello della cupola geodetica, una volta ha detto, nessuno ti dà la retta se contesti il sistema, ne devi inventare uno che renda totalmente obsoleto il sistema precedente. Tornando, in realtà poi tutti questi discorsi sono perché a me interessava veramente il discorso sulla persona. Mi chiedevo, per esempio, il fumare, io non fumo, però sono circondato da persone che fumano e che oltretutto sono circondato da persone che fumano che vogliono smettere di fumare. Io penso essere uno dei pochi non fumatori che cerca di convincere gli altri a continuare a fumare tranquillamente, perché dico, cioè, pensa a tutte le cose positive che c'ha il fumo, ti fa rilassare, ti fa sembrare più affascinante, scusate. Perché secondo me, cioè, pensare, vivere un problema, una situazione, una situazione di morte, appunto, come qualcosa da cui devono sfuggire, non fa altro che farci cadere in queste condizioni. Poi io non fumo, però ce ne tantissime altre di, diciamo, funzioni di morte. A parte che la prima domanda era, quindi una cosa come, cioè la funzione di morte può essere individuata come anche il fumare una sigaretta quando si sa che fa male, questo è un esempio di funzione di morte, io non sono esperto di psicanalisi. E due, quindi come se ne esce proprio a livello individuale? Può essere un sistema questo, cioè il godersi, il esaurirsi il peccato, cioè goderselo fino a esaurirlo, no? Perché poi uno... Sì, guardi, le do una risposta breve perché penso che siamo in chiusura.
se vogliamo pensare, quando se vogliamo centrare più il discorso a livello dell'individuo, no? Quindi del singolo soggetto, come possiamo pensare la pulsione di morte? C'è una frase che usa Lacan che io provo, o meglio, facciamo un altro giro, facciamo un giro più veloce. Il piacere è qualcosa che è connesso ad una situazione di riduzione dello stato di eccitazione. Questo è il concetto di piacere. Cioè, il piacere implica un abbassamento, Freud addirittura dice un azzeramento dello stato di tensione. Il piacere sessuale ha un apice e poi scende, no? E lì c'è, diciamo, una sorta di appagamento. Il problema qual è che questa logica del piacere non è l'unica logica che funziona nell'essere umano. C'è un'altra logica. Ad esempio, cosa succede nell'anoressia? Io ho fame, generalmente, io non anoressico, ho fame, mangio, e il mangiare mi dà la possibilità di, diciamo, ritornare a uno stato di tensione sopportabile. Abbiamo nella clinica delle manifestazioni che mettono in discussione questo principio. Ad esempio l'anoressia. L'anoressica è quel soggetto che non è che non ha fame, attenzione. L'anoressica ha fame, anzi una psicoanalista scrisse negli anni 70, mi pare, un testo, Gianna Schelotto, una fame da morire, che dice bene esattamente la situazione dell'anoressia. Ma qual è il paradosso che ci pone la clinica dell'anoressia? È che il soggetto si soddisfa nel non poter soddisfare lo stimolo biologico. Questo è il problema che ci pone al di là del piacere e dunque in quel regno che Lacan chiama, definisce godimento, cioè dove piacere e dispiacere si incrociano, e che è retto da una logica che va appunto al di là del principio di piacere, dove domina la pulsione di morte. Dunque la pulsione di morte è tutto ciò che nell'esperienza umana si svolge al di là del piacere, e quindi è un campo molto vasto. Questo è il problema. Cioè noi stessi, in maniera impercettibile, ognuno di noi ha un'esperienza di questo, non necessariamente attraverso sintomi quali ad esempio l'anoressia o tutte le dipendenze o non so, i fenomeni depressivi, no? Nel fenomeno depressivo questo si vede bene, lo slegarsi dall'altro che c'è nella depressione, il rinchiudersi, il non avere più nessun investimento libidico sull'altro, cioè questo spegnimento dell'eros testimonia la vittoria di Thanatos. Thanatos inteso non come cattiveria, non so come dire, non come odio, aggressività, ma come slegame, perché in fondo è questo il concetto di, cioè la pulsione di vita è tutto ciò che ci porta ad avere legame con l'altro, e dunque la pulsione sessuale va in quella direzione lì, è l'eros, tutto ciò che ci porta a slegarci dall'altro e a tornare in quello stato, dice Freud, indisturbato da cui siamo stati estromessi originariamente. Beh, tutto ciò che ci riporta lì ha a che fare con la pulsione di morte. Allora, questo è il paradosso vero dell'essere umano, non so come dire, che qualcosa si svolge al di là del piacere. Nessun gatto, una volta che si è ustionato, tornerà sulla fonte di calore. L'essere umano sì, noi lo sappiamo con certezza. Per esempio abbiamo tutte le forme, non so, pensiamo all'autismo, io pratico, faccio lavoro in un centro di riabilitazione per portatori di handicap, tutti i fenomeni di autolesionismo, no? In cui il soggetto si procura un piacere paradossale, che non è un piacere vero, ma è qualcosa che è come, insomma, per dirla in termini più semplici, quando abbiamo un mal di denti, la lingua va lì, no? Va lì, non c'è niente a dire, cioè dove c'è il dolore c'è come una certa insistenza del soggetto, oppure quando
vediamo, non so, un animale schiacciato sulla terra, sull'autostrada, qualcosa dell'occhio vuole andare lì, no? Dobbiamo fare così, dobbiamo distogliere lo sguardo perché qualcosa ci porta lì. Tutto questo, cioè tutta questa connivenza dell'umano con l'orrore è una cosa tipicamente umana, che nessun animale ha. Pensavo, no? Ma noi, a noi capita di incantarci di fronte alla natura, di innamorarci, di rimanere senza parole e percepire dentro di noi invece che a volte c'è un infinito sorprendente e divino che ci dà fiducia e speranza. Tutta questa parte c'è perché noi la viviamo. Certo. E dov'è il suo ottimismo che ci dava prima? Anche il suo ottimismo di fronte a tutta questa crisi, no? Quindi ritornare di questa linea sulla ferita è che dobbiamo... ci indica, ci sottolinea l'errore da superare. No, io non volevo dire questo. Se avete capito questo non mi sono spiegato bene. No, questo non è errore. È un'analisi che faccio io perché io la contrappongo anche al mio piacere, al mio incanto, al mio innamoramento verso la vita, e questo non va assolutamente perso, va secondo me risottolineato, rinforzato, rivitalizzato, perché secondo me è contrattare che darà speranza e parola a questi giovani. Giusto, ma è giustissimo quello che lei dice. Il problema è che in alcune storie umane Freud dice che di solito pulsione di vita e pulsione di morte, dice Freud, sono impastate l'una con l'altra e dunque c'è un certo equilibrio per cui ci abbiamo, no, un pensiero, ma poi c'è tutto l'aspetto che dice lei, progettuale, del desiderio, della ricerca di un progetto, ma assolutamente. Il problema, dice Freud, è che in alcune condizioni si può verificare un disimpasto delle pulsioni e la pulsione di morte acquista una certa autonomia rispetto alle altre pulsioni. In questo caso che noi vediamo nella clinica, no? Dunque in tante manifestazioni patologiche, il problema è esattamente questo. Ora però qual è il discorso? Che la clinica non è una deviazione della normalità, non è la negazione della normalità, è semplicemente qualcosa che esaspera, enfatizza qualcosa che è dentro la normalità. Io penso che diciamo una persona normale, no? che vive una quotidianità e quindi vive questa contraddizione, no? Quindi vive la sua malattia, perché tutti noi ce l'abbiamo, la nostra parte negativa, e cerca di superarlo se non ci riesce. Ecco, io penso da persona appunto normale che sia giusto alimentare quell'altro aspetto. Certo. Sia fondamentale. Certamente. Cioè io dedicherei un'ora per appunto dare vitamine a tutta quella parte che abbiamo tralasciato. E forse quella è la soluzione, non so, no, assolutamente. Così. Quindi ecco, su questo veramente. No, è che il tema oggi era la ripetizione. Questa poi si supera, perché il titolo ti dà questa indicazione. Certo, sì, sì. Però, le ripeto, guarda, questa... Sì, ma poi non è importante essere... il problema è che la ripetizione la si supera se ne si è consapevoli. Certo. Quindi bisogna conoscere la questione. Se noi ci illudiamo che basta semplicemente non pensarci, stiamo dentro. A livello individuale e a livello sociale, questo era, diciamo, il succo del nostro. Allora, dico alla profana che la canna mi sembra avesse detto che l'essere umano è o neurotico, o psicotico, o perverso, soprattutto nella società occidentale. La domanda è questa: quanto attuale oggi questa affermazione, oppure siamo andati oltre?
No, è così, cioè il concetto di normalità in psicoanalisi non esiste. La normalità esiste che ognuno è dentro una struttura, e Lacan, come Freud, individua tre strutture fondamentali, cioè tre modi di stare al mondo, tre modi di rapportarsi all'altro, di rapportarsi al desiderio, di rapportarsi al godimento. Ci sono tre modalità fondamentali, che sono appunto la modalità perversa, neurotica e psicotica. È chiaro che all'interno di queste modalità ognuno se la cava come può e ognuno, diciamo, raggiunge degli equilibri più o meno funzionali, per cui non tutti fanno l'analisi, non tutti vanno in psicoterapia, perché c'è chi funziona bene pur essendo dentro una struttura, quelle che Freud descrive in psicopatologia della vita quotidiana. C'è come dire, una psicopatologia quotidiana che per esempio consiste nel fare certi atti che Freud dice sono atti mancati, invece Lacan corregge e dice no, sono atti riusciti, no? Cioè fare certe cose anziché altre che testimoniano, cioè, di una volontà inconscia, che però non diventano patologie, lapsus, sogni, cioè c'è tutta un'attività nevrotica che definisce quella condizione che noi generalmente chiamiamo normalità. Ma noi troviamo, ci sono persone che vivono normalmente la propria psicosi. Io ho dei pazienti che sono psicotici ma che conducono una vita normale, cioè hanno una struttura di personalità di tipo psicotico caratterizzata, cioè, da certi criteri, ma hanno trovato il loro equilibrio all'interno di quella struttura. Dunque certamente è così, e non solo è così, ma è solamente attuale, cioè non è pensabile il superamento, perlomeno all'interno della nostra visione. Le strutture sono tre, e solo tre, sono tre possibilità di stare al mondo. Poi all'interno di questo c'è una varietà, perché all'interno di ogni struttura c'è un'estrema varietà e molteplicità di posizioni, ma strutturalmente è una. Per dire, la modalità isterica è diversa dalla modalità ossessiva, ma tutte sono dentro il contenitore nevrotico. La modalità schizofrenica e quella paranoica sono diverse, ma sono tutte all'interno del contenitore psicotico, e così via. Per cui no, non è assolutamente superato, cioè non c'è una quarta struttura, non è emersa. Parlando dell'anoressia, ha detto l'anoressica. Perché? Beh, perché realmente l'anoressia è una malattia femminile, c'è poco di... è una malattia del femminile. No, diciamo che ci sono anche dei soggetti maschi malati di anoressia, però sono una minoranza esigua. Generalmente sono casi molto gravi, perché strutturalmente problematici. E non è vero che è in aumento, nel senso che, insomma, un tempo si diceva che stesse aumentando la popolazione maschile affetta da, certo, impercettibilmente aumenta, ma il fenomeno è sempre al femminile, perché l'anoressia si iscrive dentro una logica che è tipica del femminile, dove gran parte di questa logica si iscrive all'interno della questione dell'amore, che è una questione tipicamente del femminile, legata, cioè, a tutta una problematica, insomma, non ho il tempo di descriverla, però certamente è una patologia del femminile, prevalentemente che affetta le donne, ma che in ogni caso è una patologia del femminile. Dunque spesso i maschi che ne sono affetti vivono una vita al femminile, il che non vuol dire che siano omosessuali, ma hanno un taglio, uno spessore, una stoffa che va più verso il femminile che verso il maschile. Quindi io questo, oppure sono persone con gravi problemi psichiatrici generalmente, cosa che invece non è detto che ci sia nella popolazione femminile, dove troviamo un'estrema varietà di strutture neurotiche, psicotiche. Generalmente il maschio che soffre di gravi disturbi anoressici, e questa è un'indicazione diagnostica sempre molto problematica,
quando arriva un maschio che soffre di veri disturbi anoressici, perché poi bisogna distinguere: all'interno del campo maschile ci sono altre forme di disturbi dell'alimentazione che non sono necessariamente di anoressia, cioè sono descritte, adesso non sto adesso ad elencarle, però diciamo, se pensiamo all'anoressia come la pensiamo per le donne, i maschi che ne sono affetti sono dentro una logica di tipo femminile. Devo chiedere una cosa, quando tipo, lei parla del capitalismo perpetuo un po', no? La cultura della, del riempimento, insomma, della mancanza, della, quanto proprio la cultura cioè incide nella patologia, nel senso che quando rende schizofrenico fondamentalmente un individuo e quando invece succede magari in ambito familiare, no? Nella triade magari edipica, dove poi si struttura la personalità psicopatica. Cioè, a volte vanno di pari passo, a volte forse l'una, a volte forse l'altra, cosa vuol dire? Questa è una domanda che meriterebbe una risposta molto articolata. Sicuramente i sintomi cambiano in funzione della storia, cioè il sintomo è sensibile alla trasformazione della storia, dunque noi non vediamo più le isteriche che vedeva Charcot, che facevano l'arco isterico. Quel tipo di patologia non esiste più, perché quel tipo di patologia presupponeva un tipo di conflitto a livello culturale fra, per esempio, la sessualità e l'interdizione, che oggi non esiste più. Cioè, i pazienti che vedeva Freud vivevano un'epoca in cui il conflitto era fra ciò che il soggetto desiderava fare e la proibizione che veniva dall'esterno. Oggi i sintomi che vediamo nascono da un altro tipo di conflitto, tra ciò che io potrei fare e che quindi sono autorizzato a fare, ma che non riesco a fare. Cioè io potrei fare tutto, perché non c'è un limite a ciò che io posso fare. Il problema è che non lo riesco a fare, e dunque questo è il vero conflitto della vita. Questo ha delle ricadute sul piano clinico, per cui noi vediamo, per esempio, il borderline testimonia questo, borderline che è una categoria, diciamo, diagnostica di tipo psichiatrico, ma che poi esiste nei fatti come fenomeno, testimonia questo, cioè del fatto che tutto è permesso è un problema. Allora Dostoevsky diceva: se Dio è morto nulla è più possibile. Lacan corregge, dice: se Dio è morto niente è più possibile, perché se non c'è un limite non è più possibile fare niente. Cioè se noi non mettiamo in un prato di erba delle righe non possiamo giocare a calcio. Cioè per giocare a calcio dobbiamo fare delle righe, cioè dobbiamo segnare dentro e fuori, il divieto. Quando non esiste questa linea, quando non c'è una demarcazione, niente più è possibile. Allora, questo ha delle ricadute sul piano clinico, dunque c'è una porosità del sintomo alla storia. Però questo è un versante, quindi questo è un versante, diciamo così, storico, soggetto a fluttuazioni e mutazioni di tipo antropologico, per cui noi abbiamo a che fare con nuovi sintomi che Freud non ha conosciuto. Ad esempio il borderline viene diagnosticato per la prima volta nel 1937-34, Freud è morto nel 38, quindi non ne avrà visti, anche se veramente uno dei suoi casi clinici, per chi conosce, insomma, Freud, il caso dell'uomo dei lupi, lui non lo capisce, ma forse era un borderline, però ancora non aveva gli strumenti. E, dunque, noi adesso abbiamo a che fare, non so, con l'anoressia con cui abbiamo a che fare oggi, non è l'anoressia dei primi anni del secolo, sebbene ci fossero delle anoressie, non ha lo stesso valore, le stesse ragioni. Quindi c'è qualcosa che è variabile all'interno della sintomatologia e che dipende dalle epoche storiche. Però c'è un nucleo, c'è uno zoccolo duro, che è uno zoccolo strutturale, che è quello a cui faceva riferimento lei, e cioè le dinamiche che accadono all'interno delle famiglie. Cioè lì c'è qualcosa che per ogni soggetto poi è diverso. Allora, il piano sociale, il piano storico è universale. Tutti siamo dentro questa grande cappa che ci condiziona in un certo modo, per cui il soggetto risponde a certi valori in un certo modo.
però all'interno di questa grande, questo grande cappello ognuno fa i conti con suo padre e sua madre, che sono delle incarnazioni singolari in ogni famiglia la sua. E quindi quello che accade a livello sintomatico dipende anche da questo. Dunque c'è, come dire, una interrelazione fra il sistema familiare, che è il sistema strutturale minimale, e quello che accade a livello macrosociale. Però dobbiamo tener conto di tutte e due. L'associazione di cui io faccio parte, che si chiama Jonas, è nata in fondo per questo, per studiare come la contemporaneità incide sul sintomo. Perché c'è una specificità dell'attualità, di ogni attualità, non solo quella di oggi. Ogni attualità produce i suoi sintomi. Questo è un concetto marxista che noi applichiamo alla psicoanalisi, cioè la storia incide sulla vita degli esseri umani. Però Lacan era strutturalista e noi, come siamo fedeli al suo insegnamento, come dire, il soggetto nasce dentro una struttura che non è solo sociale, ma è anche microsociale, cioè familiare, e lì veramente si gioca, devo dire, il vero tuttora nella mia esperienza clinica il vero problema è come il soggetto è stato pensato dai suoi genitori, che posto ha ricevuto, che oggetto è stato nel desiderio dell'altro, della madre, del padre. Quello è il vero problema. E per cui se uno nasce in una famiglia in cui la madre o il padre hanno qualche problema a situare il figlio in una posizione di un certo tipo, questo ha degli effetti clinici alcune volte devastanti, al di là, diciamo, del messaggio sociale, del discorso sociale dominante. Yeah.
qualche discussione, c'è un legame, perché io vedo tante donne che lavorano per politicire, per creare, per fare rete e pensano alla prospettiva, pensando, e vedo tanti uomini che lasciano le donne in posizione di veramente di potere e che non guardano ad un vuoto, quindi non guardano al futuro dei segni minimi, cioè non solo si disinteressano dell'educazione dei propri figli, ma si disinteressano completamente del, come dice il professore, della trovata, del futuro, ma non pensano che una roba di vino, un po' di vino, possa portare qua, cioè, quindi, il legame tra... No, non so rispondere, nel senso che merita una riflessione questa. Le indico un testo da leggere. Venga, no, perché magari proprio su questo tema può leggere uno dei testi delle Calcate che si intitola Quel che resta del padre, che può darle qualche risposta, però nello specifico della sua domanda, cioè se ci sia una relazione precisa, se ho capito bene, fra questa evaporazione del padre, questo declino della funzione paterna e questa spinta alla distruzione, e questo ci dovrei pensare, per cui bene, insomma, che prima di parlare ognuno ci rifletta, è un tema su cui riflettere. Professor Lolli, per la pazienza e per la grande disponibilità. Io vi aspetto domani alle 21 con Luca Fantacci per parlare di economia e di finanza, e sabato con Marco Pesatore.